L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti. Liliana, dimmi tutto. Allora. Abbiamo fatto un piatto che non so come riuscirà. Particolare. Non so neanche come chiamarlo. Praticamente un involucro di melanzane tagliate, fatte Spezzettate, quanto. no, tagliate in lunghezza, salate con un po' d'olio e fatte cuocere per metà al forno. Dopodiché abbiamo fatto un sugo, potete farlo semplice o con ragù come vi piace. La ricetta portava il sugo Possiamo semplice. alzare per far vedere un attimino sotto qua che cosa c'è? E poi abbiamo fatto un impasto come si fa con i ravioli, Ok, di ricotta e spinaci? ricotta, spinace e provola Ok, praticamente. sminuzzate e quant'altro? Abbiamo fatto gli stracchi, allora, le melanzane che abbiamo messo al forno, Sono queste, abbiamo vero? foderato la teglia in questo modo. Ok, sì. Abbiamo foderato la teglia in questo Sì. modo. Poi abbiamo fatto gli strati. Qui portava la lasagna, la classica lasagna, perché di lasagne ne mangiamo fin troppo e mi sarei scocciata di rifarlo. Quindi ho trovato questo tipo di pasta normale, Comprata sì, chiaramente. certo, normale, che si chiama pare la Ganotti, una cosa del genere, non mi ricordo, che dà l'impressione di una lasagna Larga, larga ok. oppure di una tagliatella, una pappardella più larga. Vabbè, comunque io ho fatto questo. Le ho date giusto, le ho scaldate giusto per metà cottura, e poi le ho stese e le ho fatte ad asciugare. Temperatura? La pasta che vuoi, purtroppo non c'è una temperatura, e le ho lasciate ad asciugare. Dopodiché ho iniziato a fare gli strati, quindi sotto ho messo uno strato di pomodoro, poi ho fatto l'involucro qui con le melanzane dall'interno che pendono verso l'esterno. Poi abbiamo messo la pasta, l'imbottitura, quindi spinaci, ricotta e mozzarella o provola, e abbiamo fatto gli strati. Adesso questo è lo strato finale che non porta l'imbottitura, quindi solo il Formaggio. sugo con un po' di formaggio. Il sugo lo possiamo dire che l'abbiamo preso da un'altra parte, si può dire, Dove dall'altra no? parte? Dal. Ma il sugo l'abbiamo preparato, bisogna preparare il sugo, infatti, quindi Fatto il sugo con altre cose l'abbiamo riutilizzato, si può no, dire, no, non l'abbiamo fatto, abbiamo fatto il sugo per questo. dai. Ah, vabbè, si può Allora, dire, adesso copriamo con le no? Le altre melanzane. melanzane. Ma i tempi? I tempi sono un po' lunghi e Tipo? ci vogliono perlomeno Un paio un 20-30 minuti d'ore. Ah, 30 per le minuti. melanzane al forno Sì, è bello e le melanzane. poi il sugo che deve cuocere normalmente. Ecco qua. E quindi qua. Come Poi, si chiama? no, non lo so. All'inizio giustamente non Non si lo so. sa. Poi mettiamo sulle melanzane il sugo. Oppola, seguiamo. Voilà. Potrebbe essere pasticcio di melanzane al forno, che ne so. Non lo so che cos'è, non mi Po' di viene. creatività. Quindi poi verranno chiuse le melanzane, no? Certamente, adesso mettiamo anche qui un po' di formaggio Doppia aggiunta, corposo. e poi dovremmo avere l'effetto in questo modo, come se fosse una torta praticamente. Quindi. Perciò Quindi chiudiamo il ho detto tutto. pasticcio, ben andato per un'idea. Ah, Ah, perché le temperature sono quelle che sono. sfottano, sì. Ecco qua, così. Così. Guarda lì. Peccato che al centro rimane un po' vuoto, però. No, ci sono le melanzane, per questo abbiamo fatto lo strato di melanzane. Ah, già, quindi sono le altre due o tre. Sì, è vero. E quindi lo chiudiamo con Adesso ci quelle mettiamo sempre del sugo ancora. Eh altre. Ancora. sì. Voilà. Praticamente l'esterno è come se fosse una parmigiana, Sì, questo c'era arrivato, insomma. Ma mentre all'interno c'è la pasta. Abbastanza sugo perché le melanzane non sono del tutto cotte, quindi un 20-25 minuti all'interno del forno, giusto per farle E quelle lì, queste ammorbidire. tre? Sono avanzate, faremo qualche altra cosa. Poi Po' di formaggio, sempre no? formaggio Ci sta. parmigiano. Lo finiamo.
Quindi veramente è Dopodiché strutturalmente corpulenta, bella, si cioè. forma la crosticina Sì. quando la mettiamo in forno e dovrebbe essere infornata a 200 gradi per Per circa mezz'ora, però dovete mezz'ora. sempre controllare che quando il tutto è pronto, che si è fatta la crosticina sopra, Però c'è una bella faccia, dai. si tira fuori. Considerate che la pasta è semicotta, il sugo è cotto, Che peso quindi c'è questo? questo è un 6-4 porzioni. Ok, buon Finito? appetito! L'artista esistenzialista, buongiorno a tutti.